prima partita contro la Finlandia, allora ti chiedo subito quale potrebbe essere il rischio, anche a fronte del bagaglio che vi portate dietro, di essere comunque stati molto positivi nella prima fase, è sulla carta la squadra più debole di quelle che dovrete affrontare adesso. Sì, forse sì, però proprio per questo loro non hanno pressione, quindi sia noi che dobbiamo assolutamente vincere, è fondamentale per la nostra classifica. È una squadra che stiamo studiando, una squadra comunque difficile da affrontare, perché è una di quelle squadre che non regala nulla, a partire dal servizio, il cambio palla ci dobbiamo fare noi perché hanno tanti battitori float. E niente, ma ripeto, è molto più importante per noi, la pressione è tutta su di noi e il nostro obiettivo credo che sia chiaro e passa anche da questa vittoria. Un giorno di riposo fa fare calcoli, cioè è sabato il giorno decisivo, sabato dove si potrà magari già festeggiare. So che vabbè, c'è tutto il discorso scaramantico, però alla fine poi vi trovate lì a fare i conti. Ma sì, ma si guardano le classifiche, si guardano anche gli altri gironi, è inutile nasconderlo, ma se noi non vinciamo prima partita contro la Finlandia, poi è inutile fare calcoli. Pensiamo a questa partita qui, poi dopo ci sarà la Russia, sarà una partita difficilissima, dipende anche da loro, loro sono costretti a vincere, battendoli potremmo anche già eliminarli, insomma, però ripeto, io non sono abituato a fare calcoli, non l'abbiamo fatto fino adesso, pensiamo in una gara alla volta, questa è stata la nostra forza fino adesso e non dobbiamo cambiare nulla. È stata per ora una fase nella quale forse l'Italia è stata veramente l'unica a non mai inciampare, visto che se andiamo a vedere per esempio il girone che adesso la Francia, la Russia in che posizione si trova? Sì, sì, assolutamente sì, sapevamo, insomma, era fondamentale fare 15 punti, non era scontato, eravamo consapevoli che sarebbe stato un girone difficile, in alcune partite siamo stati molto bravi noi a renderle semplici, ma prima non lo erano, prima dell'inizio della gara, prima del fischio dell'arbitro non lo erano affatto. Abbiamo sofferto contro l'Argentina, contro la Slovenia, ma è un mondiale, giusto che sia così. Ma questo nostro sacrificio, queste nostre vittorie adesso ci mettono in una situazione di classifica molto favorevole e sarebbe veramente un peccato rovinare tutto adesso. Al di là di quello dei risultati, ve lo state godendo questo mondiale? Cioè vi divertite, riuscite anche ad apprezzare quello che state vivendo? Ma io mi sto divertendo veramente tantissimo perché c'è un ambiente incredibile, tantissima gente, noi stiamo bene tra di noi, ci divertiamo in campo, poi diciamoci la verità, giochiamo a pallavolo, c'è di peggio nella vita, quindi veramente uno spettacolo, l'inno cantato da migliaia di persone, una serie di elementi che rendono questo mondiale incredibile, indimenticabile, io veramente sto cercando di godermelo appieno dal primo all'ultimo punto. È un vantaggio anche questo, cioè il fatto di avere comunque creato tanto entusiasmo intorno alla nazionale e in questo mondiale che giocate in casa e quindi avete anche il pubblico a vostro favore. Assolutamente sì, ma in Italia c'è sempre stato entusiasmo intorno alla nazionale, poi è normale che cioè, nello sport dipende anche dai risultati, no? Quindi dipende molto da noi, dal nostro atteggiamento, il pubblico ci sta aiutando e noi stiamo cercando di rendere felici tutte queste persone che ci seguono perché ci danno veramente tanta tanta energia, tanta tanta carica e quindi sì, insomma, ripeto, c'è un ambiente veramente molto molto bello e ci stiamo divertendo tanto e speriamo di continuare a farlo.